Pod 1, qui comando Flores. Autorizziamo discesa in superficie. Ricevuto. Sblocco. Avvio propulsori ausiliari. Comando, 20 secondi all'ingresso in atmosfera. Accensione bruciatori, inizio rotazione. Accensione effettuata, bruciatori al 30%. Rotazione. I motori sono a regime, altitudine 6.000 metri in discesa. Pod 1, ci sono delle interferenze. Passiamo all'antenna principale. Comando, conferma potenza segnale. Vai alla grande, Pod 1. Atterraggio confermato. Spegnimento motori. Pod 1 atterrato. Quasi di stare a casa. È quello che mi preoccupa. Ehi, capo! Siamo pronti? Il mio blindato? Cecchini su 3 e 6, linee di difesa multiple, una base operativa pronta entro un'ora. Muoversi! Gottman, una parola. Lo sai che cosa ci giochiamo? La Flores sta per essere smantellata. Il motore darà corrente a 500.000 di abitanti. Se quei pagliacci degli Outrider trovassero qualcosa, fai subito rapporto a me. Signore, devo garantire l'applicazione della procedura. Non siamo sulla Terra, Shira. Non c'è una procedura da applicare. State a sentire, Outrider. Lo so che cosa pensate. Che non torneremo a casa. E che nessuno abbia idea di che cosa ci aspetti là fuori. Ma l'ECA non potrà autorizzare l'atterraggio fino a quando non avremo trovato le loro sonde. Quindi mettiamoci al lavoro. Sgranchirmi le gambe. Vado io avanti. Non voglio che crepi il primo giorno. Rilassati, Outrider. Mi devi dire. Capitano, non sarei qui senza di te. Sarei finito in cenere a casa mia. Va bene. Muoviamoci. Occhio, copritevi a vicenda. Ah, la senti quest'aria? Non riesco nemmeno a concepire dell'ossigeno che non sappia di carburante. Non mi dispiaceva l'aria sulla Terra. Ero abituato. Fidati, ti abituerai anche all'aria fresca. È che nessuno di noi avrebbe dovuto lasciare la Terra. La sindrome dei sopravvissuti. Pensi di averla soltanto tu? Non è solo quello. Se il motore della Caravel non fosse esploso sulla Terra, uccidendo quasi tutti i veri Outrider, ci troveremmo qui con un mucchio di mercenari al loro posto. Ti ho assunto perché non c'è niente che possa fermarti. Camperemo qui. Outrider fa una segnalazione alla base. Informali che la zona è sicura.
Bene, gente. Mettiamoci al lavoro. Cuthbert, Skarsted, impostate un perimetro. Voglio fortificazioni entro un'ora. Jacob, tu prova le munizioni. Gottman, prepara lo scanner, così possiamo trovare quelle dannate sonde. Outrider, vieni qui. Ehi. Voglio la mia bocca da fuoco migliore pronta all'azione, in caso le cose si mettano male. Posso contare su di te? Devi solo dirmi cosa fare. Le nostre armi non sparano da un secolo. Vai da Jacob a farti revisionare l'equipaggiamento. Dovrai muoverti non appena localizziamo le sonde. Ci sono domande? Nessuna notizia dalla Terra. Quindi è sparita. Abbiamo perso i contatti dopo 15 anni di viaggio. Più o meno come previsto. Da allora non ci sono più state comunicazioni. Merda. Sai una cosa? Eravamo poveri in canna. Facevamo la fame. Avevo già perso tutti. E ben prima della fine. A me l'apocalisse non preoccupava per niente. In fondo non avrei superato i 20 anni. E invece... il caso ha voluto che mi salvassi. Non so nemmeno che ci faccio. Se andrà tutto bene, ti potrai lasciare il passato alle spalle. Questo sarà un nuovo inizio. Potresti farti una famiglia, costruire una casa, invecchiare e ingrassare. Sì, beh, ma non fa per me. Io ci capisco di piombo, non di bambini. Persone come me non servono a nulla qui. La persona che eri, magari. Ma tu fai parte dei pochi eletti. Potrai costruire il futuro. Approfittane. Farò un salto al poligono di Jacob. Bene. Aspettiamo novità dalle sonde, ok? Resta allerta. Che ti frulla in mente, capo? Io conosco quello sguardo. Che cosa te ne pare di questo posto? È perfetto. Magnifico. Secondo te quanto ci metteremo a trasformarlo in una discarica? Oh, andiamo. A che cosa serve tutto questo cinismo? Guarda questa vallata. Non lo so. Può essere che la posta in gioco sia troppo alta. Abbiamo già alle nostre spalle un pianeta morto. Se poi roviniamo anche questo qui... Può darsi di no. Certo. Forse questa è la volta giusta. Magari potremo smettere di dormire con le armi sotto il cuscino, oppure di cercare ogni giorno qualcosa da mangiare. Ma niente, capo. Non immagini quanto speri che questa volta funzioni. Ma... La gente non cambia. Non perdi mai il tuo ottimismo, vero? Non mi faccio più illusioni. È il momento di provare i ferri? Facciamo un po' di tiro al bersaglio. Iniziamo. Carino. Già? Nuovo giocattolino. Sei la prima persona a testarlo. Ce la fai contro un carro armato? Proviamo quell'arma complementare. Andare in bicicletta.
detto che sono felice di stare dalla tua parte. Cavolo, in 80 anni la tua mira è migliorata. Grande, non hai perso l'abitudine. È grandioso, non è vero? Sì, me la cavo ancora. Outrider, controlla nel rapporto delle CIA se Shira ha già trovato delle sonde. Non credevo che le brighiere funzionassero. Te ne devo una. Dovrei essere... Hai visto? Hanno divulgato la... Oh, santo cielo. È impressionante. Avrei voluto che lo vedessi. Ehi. Sei Shira, giusto? Oh, scusami. Che panorama incredibile, vero? È splendido. Sì, se solo ci fosse internet sarebbe da postare. Ah, è per l'archivio scientifico. Ad ogni modo, riavremo internet a disposizione entro i primi 6 mesi. Ne abbiamo fatto un backup completo. Ti sto solo prendendo in giro, Shira. Hai novità sulle sonde? Lo scanner è ancora al lavoro. Non so che cos'altro posso fare, solo che... Possibile che i segnali delle sonde siano spariti così? Già, hanno detto che era una specie di interferenza, corretto? Beh, forse dallo spazio, ma di certo non da qui. Comunque, le letture iniziali erano giuste. Si respira. Sì, ma prima che le CIA autorizzi 500.000 di persone a trasferirsi, dobbiamo avere i dati delle sonde per capire se è sostenibile. Se non lo fosse? Qual è il piano B delle CIA? Hai anche domande a cui possa rispondere? Come funzionerà la colonizzazione? Tu sei tra quelli che decidono? Sì. Abbiamo già cominciato a smontare il motore. Prima dobbiamo portare giù quello. Il reattore nucleare dovrebbe darci l'energia per alimentare la colonia. E quando inizieranno ad arrivare i pod dei civili? Tra poche settimane, se va tutto bene. In primis, la gente e le risorse sufficienti a far funzionare la struttura. Le basi, acqua, cibo e un tetto. Poi andremo avanti a svegliare le persone, poche migliaia in base alla sostenibilità. Finché, senza accorgersi, ci troveremo nel mezzo di una vera città. E nel frattempo, la Flores rimane in orbita? È stata costruita per quel motivo, non era previsto l'atterraggio. La terremo lassù finché non saremo in grado di viaggiare ancora nello spazio. Un giorno, forse. Ehi, è normale che lampeggi così? Oh, 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 è una sonda. Tanner, abbiamo un segnale qui, siamo vicini. Ottimo lavoro, Outrider. Localizza quell'affare e facciamo atterrare questa bellezza. Ricevuto. Ehi, questo è un momento storico. Dovremmo documentarlo. È sempre per l'archivio scientifico, eh? Qualcosa di grosso. Tutte le unità in allerta. Occhio al perimetro. Non sparate finché non sappiamo di che si tratta. Wow. Vedo una specie di mucchiaio. Già, le vedo anch'io. Un intero branco. Siamo sicuri che tutta la fauna qui sia vegetariana? Erbivora. Si dice erbivora. Chi se ne frega? Sono orribili in ogni caso. No, sono... sono stupefacenti. Scommetto che si possono addomesticare per l'allevamento. Ne uscirebbero delle bistecche spettacolari. Credo che una di loro si stia sdraiando lungo la strada.
Forse puoi avvicinarti abbastanza da prendere del DNA. Non mi sembra una priorità, ma se posso avvicinarmi senza spaventarla, ci provo. Niente, spaventata. Però ho raggiunto l'obiettivo. Fantastico. Si sta preparando una qualche tempesta. Capitano, ho trovato la sonda. Un brutto atterraggio, ma i dati sembrano intatti. Ricevuto. Segnalo alla base. Bel lavoro, Outrider. Aspetta, Tanner. Sto ricevendo un altro segnale, ma c'è qualcosa di strano. Strano? Il volume sale e scende. Dovrebbe essere un tono stabile. Outrider Alfa a base. Aspettate a dare il via libera. Abbiamo un'altra sonda da analizzare. Negativo, Alfa. Il tuo lavoro è concluso. Dannazione. Maxwell, ascoltami. Non possiamo permetterci di sbagliare. Dacci il tempo di... Altro tempo e perderemo l'intervallo dell'orbita. Abbiamo i dati, do l'ordine. Se vuoi cercare ancora, non lamentarti se finisci nei catini. Passo e chiudo. Bene, Outrider. Tutti al convoglio. Andiamo a trovare quel randaggio. Ehi, hey, Cuthbert, novità? Il segnale della sonda è disturbato, ma ho trovato la sorgente. Là. Spero per voi che abbiate l'ombrello. Jacob, altro pianeta, stessa merda. Hai ragione. Vai all'elettronica. Dati fuori uso, continuiamo a piedi. Ricorda, il tuo obiettivo principale è Shira. Intesi? Proseguiamo, occhi aperti. Che fai? Ti strozzi da solo? No, tutto bene. Oh, Cristo. Riportatelo sulla nave! Allertate i medici! Cosa succede? Ehi, no, indietro! Ah, fanculo! Tanner, vedo la sonda da qui. Rilevo movimento. Io vado. Base CA, abbiamo riscontrato un potenziale rischio biologico. Chiediamo di avviare la procedura di quarantena. Merda, Thunder! Vi avevo detto di non fare casino! C'è il mio nome su questo atterraggio e voi non avete il diritto di scavalcarmi! Maxwell! Merda! Unità 2, mantenete la posizione, stiamo arrivando!
e preparate la tenda medica, potrebbe essere... Ehi, capo, non ti troviamo. Sto recuperando la sonda. Come sta, Skarstedt? Decisamente di merda. Cosa credi che sia la roba scura? Una specie di saprofita o micelio. Mi serviranno dei campioni. Ok, vuoi giocare? Allora... Capitano, sono stato attaccato da una di quelle pseudomucche. Qualcosa l'ha fatta impazzire, ho dovuto abbatterla. Occhio. Ricevuto, Outrider. Ora muovi il culo e trova la sonda. Tanner, l'ho trovata. Ottimo lavoro. Prendi i dischi e leviamoci dalle palle. Ehi, aspetta un attimo. Questo affare è in modalità remota. Tanner, il segnale non proviene da questa sonda. Arriva da fuori la zona di ricerca, da un'altra parte del pianeta. Non è possibile. Non c'è nessun altro qui. Metti al sicuro gli hard disk. Analizzeremo il segnale quando torneremo alla base. Ricevuto. Cazzo! Qualcosa lo manda in corto, Tanner! Dettaci la frequenza! La frequenza portante è 9, 7, punto... Tanner, mi ricevi? Merda! Tanner! Tanner! Sta succedendo qualcosa di molto strano laggiù. Ma che cazzo? Ma perché non fai?
coglioni! Cazzo! Cazzo! Sì! Salta su! Ci sono molte vittime! È una possibile contaminazione! Serve una quarantena immediata alla base, mi sentite? Merda! Maxwell, che cazzo vuol dire? Tu che cosa pensi? Sergente Maggiore, dobbiamo seguire la procedura di quarantena e sospendere l'atterraggio. Qualunque cosa dicessero i rapporti di questo pianeta, si sbagliavano. C'è qualche anomalia. Se atterriamo ora, moriranno tutti. Non possiamo rimandare l'atterraggio, è troppo tardi. Non c'è altro posto dove andare. Serve aiuto! Abbiamo bisogno di medici. Va a chiamarli, in fretta! No, fermi! Sono contaminati. Dobbiamo isolarli. È un ordine. Sei sempre stato uno stronzo. Guardatevi intorno. Ci sono uomini e donne che hanno bisogno di cure immediate. Quindi prendete la vostra roba e fate ciò che dovete fare. Oppure mi costringiate! No! Isolamento. Ora! E bruciate quei cazzo di corpi! Maxwell è ucciso del tutto di testa! Io mi occupo dei feriti! Tu sta attenti! Jacob, coprimi! Vado da Maxwell! Ti copro! Outrider, giù le armi! È un ordine! Certo! Dopo che avrai ritirato quei bastardi di... Sergente Maggiore, l'intera colonizzazione è a rischio. Dobbiamo avvertire la Flores. Siete voi Outrider ad aver risvegliato questa minaccia e ostacolato la missione. Stronzate. Una barricata. Vuole bruciare tutto. Perché? Per raccontare ciò che vuole. Per dire che gli Outrider hanno rovinato tutto. Deve morire. Outrider, aspetta. Maxwell è l'unico che può annullare l'atterraggio. Deve riuscire a farlo ragionare. Usa il buon senso! Chiamali! Ferma subito quel cazzo di atterraggio! È troppo tardi!
E tu! Aiutatemi coi feriti! Dobbiamo portarli al laboratorio! Da questa parte! Su, coraggio, datevi una mossa! Aspetta! Dovete portarmi in quarantena, quasi. Subito! Andrà bene. A me sembra un cazzo di problema personale! Non mi interessa! Cosa stai facendo? Ti rimetto in criosonno, così in laboratorio ti potranno salvare. Adesso piantala, lo so che per me è finita. Sono una pessima motivatrice. Quando arriva esattamente il momento di arrendersi? È stato forse quando avete abbandonato la Terra? Oppure è successo quando hai visto la tua nave saltare in aria? È stato quando hai visto i tuoi compagni Outrider morire ai tuoi piedi? O quando hai pensato di morire tu? Ma Enoch, hai in serbo ancora molto per te. Come dico sempre, mai arrendersi fino alla fine. Tu, da che anno vieni? Anno, che anno? Cosa? Questo è il tuo pod? E i moduli di collegamento? Forza, Doc. Dobbiamo andare. Arrivano. Aspetta, non possiamo. È uno degli Outrider. Non siamo qui per questo. Ma... mi dispiace. Passo. Capitano, abbiamo trovato qualcuno. Outrider. Pensavo che voi foste estinti. Estinti? Liberami e ti farò vedere. Arriva l'anomalia. Vediamo quanto sai correre veloce. Terra di nessuno, come gli altri. Attenzione, attenzione! Forza, muoverci! Arriva la tempesta, via! Ma dove cazzo sono finito? Tieni chiusa quella fottuta bocca! Ehi, tu, sei dell'ECA, giusto? Nella terra di nessuno, meglio stare insieme se vogliamo sopravvivere. Sopravvivere a cosa? Alla tempesta che ci frigge le chiappe. Ehi, voi due, fate silenzio, cazzo! Siamo qui, avanti! Indietro, indietro! Che cazzo succede? C'è una mutazione, sta facendo i nostri a brandelli, andatevene! E in arrivo la tempesta! Pensi che la mutazione freghi qualcosa? Merda! Indietro! Passa dalla prigione! Non ce la faremo mai! Io dico di mollarli qui e metterci in salvo! Rovinare lo show al capitano? Sei completamente fuori di... Non ci vedo! Aiutatemi! Ma che cazzo! Lasciatemi in pace! Ma che cazzo! Il tuo uomo era ferito! Meglio così, fidati! Non farà resistenza! Via, via, via! Da quanto? Da quanto tempo va avanti? Cosa? Questa guerra? Da quanto, cazzo? Non ne ho idea! Da molto prima che nascessi! Come cazzo può essere possibile? Forza! Aprite questo cancello! Muovetevi! Resisti, ci siamo quasi! Siamo quasi dove? Dove ci state portando? Non dovrei essere... Che cazzo di problema hai?
Hai dormito tutto questo tempo? Io sonno. Io non... Hai presente il paradiso che ci avete promesso voi, Outrider? Indovina? È pieno di tempeste aliene! Niente cibo, niente riparo! Siamo allo sbando come fossimo esuli, mentre i tuoi amici dell'ECA stanno al caldo nei bunker! Valle! Non è così! È stato un problema di elettronica! Potevamo lasciarvi morire tutti nei pod, ma non l'abbiamo fatto! Vi abbiamo salvato, fottuti in cra... Quante volte ho ripetuto di fare silenzio? Aspetta! Bel respiro! Eccoci arrivati nella Valle della Morte! No, arriva l'anomalia! Non potete lasciarci qui! Non può essere vero! Siete totalmente fuori di testa! Tutto questo è completamente fuori di testa! Oh, sì che lo è! È ora di scoprire la terra di nessuno! Devo andarmene da qui. Devo solo superare questo inferno. Qualunque cosa accada, non starò da questa parte del conflitto. Ma che... Ah, merda! E voi chi diavolo siete? Prima si spara e poi si parla, allora! Wow! Sono stato lì. Cosa... Cosa mi sta succedendo? Let's go.
stanno scappando da me. Va bene. Potrei abituarmici. Queste luci, questa tempesta, l'ho già vista nella foresta durante l'atterraggio. Mutazione. Ho sentito la tempesta nelle tue vene. Ho sentito l'odore di Enoch. Voi siete una genia di abomini, gli esiliati. Tu che cazzo saresti?
Outrider, è impossibile. Così tanto potere sprecato, così tanta confusione. Tu vuoi delle risposte. Qualunque cosa fossi prima, adesso sei altro. È una nuova vita. Non sprecarla. Chi? Chi era quello? Lord Seth? È una mutazione. Io sono solo un misero uomo. Mutazione? Ma che cazzo significa? Tu... tu non sai cosa sei. Dove hai rubato quell'uniforme? Non l'ho rubata, è mia. Ah, sì? Beh, se sei un Outrider, combatti dalla parte sbagliata. Mutazione. Ma di che cosa stai parlando? Sì, sì, il Gran Maresciallo ti spiegherà. Vieni. Allora, dov'è? È là. È là. Che cos'è? Vai, vai, vai. Fai tutto quello che è necessario, tenente. Shira. Ce l'hai fatta? Forse preferivi il contrario. Vieni dalla loro zona, hai informazioni per noi? Mi stai prendendo per il culo. Senti, ho una guerra da vincere. Aiutami o ritorna nel criosonno. Ehi, aspetta. Mi sono svegliato e trovo questa merda. Ho dormito per chissà quanti anni. Per 31 anni. E io per 31 anni ho visto gente combattere e morire mentre tu ti rilassavi nel criosonno. E scusa tanto se non ti ho organizzato una festa di benvenuto. Che cosa ti è successo? È stata l'anomalia. Ecco cosa mi è successo. Cioè quella tempesta. Gli dicemmo che non dovevano atterrare. Ha fritto ogni tecnologia più avanzata di una carrucola. Tutti i dati spazzati via. Niente coltivazioni o farmaci. Ci siamo ritrovati al punto in cui eravamo sulla Terra. Ad ammazzarci tra di noi per rubarci quel poco che c'era. Perché non vi siete spostati? Gli Outrider avrebbero... Gli Outrider sono morti. Cosa? L'anomalia ci tiene bloccati in questa valle. Non possiamo muoverci da qui. Lo vuoi capire o no? Credi che sia un sogno? È tutto reale, credimi, è fottutamente reale. Che la cosa ti piaccia o meno, ti toccherà restare qui nel fango, come tutti noi. Non dovevi svegliarti. Sì, e perdermi tutto questo. Gran Maresciallo, è troppo tardi. L'hanno preso i seguci, l'hanno portato sottoterra. Beh, va a riprenderlo. Ah, mi dispiace, ma non è un problema nostro, signora. Non perdo uomini per Jacob. Jacob? È ancora vivo? Non per molto, a quanto pare. Allora vado a cercarlo. Signora? Signora? Non importa, ho risolto.